Eder, Mech, Pallister. Quel giorno, quando hai trovato Pierina e poi sei salita a chiamare aiuto, siete scesi in due? In realtà siamo scesi in tre, da subito. Io, Nastas, Ion, il ragazzo del primo piano, e Luis, che è venuto giù con l'ascensore, ma ci siamo trovati praticamente tutti e tre lì davanti prima di riaprire la porta per la seconda volta. Siamo venuti di sopra a chiedere, a telefonare al 118. Non so che numero ha fatto Nastas, perché è lui che ha fatto il numero, io ho parlato. Abbiamo chiesto aiuto. Nel frattempo, credo Luis sia andato di sopra a suonare a tutte le persone del palazzo per vedere se stavano bene, se c'era qualcuno che stava male. Questo è un passaggio fondamentale: va a suonare agli anziani del palazzo per vedere se stanno bene e non va a suonare a Pierina, che è la sua vicina. E perciò è passato anche da Rosella del primo piano, ed essendo amica nostra è venuta di sotto, perciò la terza volta che siamo scesi per vedere. Perché il 118 ci aveva detto di vedere se si muoveva il petto. Hai toccato tu il corpo? Io no. A quel punto, con la luce che stava facendo col cellulare Nastas, io mi sono accorta che era una persona che conoscevo. E a quel punto che hai iniziato a fare? A piangere, a disperarmi. E Rosella continuava a dire, no, tranquilla, non è lei. Si è parlato per 25 giorni ormai che io non l'ho riconosciuta, ok. Io sono la nuora, la conoscevo da 40 anni e posso capire, anche se ho detto la verità, posso capire che sia inconcepibile che non l'ho riconosciuta. Ma alla fine eravamo in quattro di persone che la conoscevano da tanto tempo, un'amica sua e mia, e anche quando l'ho riconosciuta io, in quel momento per qualcuno sembrava non essere lei, per cui qualcosa che non ci faceva capire che era lei c'era. Una cosa erano i capelli all'indietro, che cambiavano sicuramente la fisionomia, e l'altra cosa è che è un buio pesto là sotto, non andava la luce, non si vedeva niente, e solamente con la luce del cellulare era una cosa che tu potevi guardare solo dei pezzettini. Per cui, per questo motivo, ci tengo a precisarlo, perché io, mia suocera, l'avrei riconosciuta da dietro, da svestita, vestita, con i vestiti nuovi, i vestiti vecchi. Quel giorno è successo questo. Una volta, negli anni 90, mio padre trovò un corpo di un condomino nella cantina. Ebbene, anche lui corse a chiamare prima un vicino di casa e dopo insieme chiamarono i soccorsi. Devo anche dire che mio padre, nonostante quella persona fosse congelata, avendo passato tutta la notte lì steso in cantina, lo riconobbe subito. Quello che non mi ha convinto in primis è che quell'omicidio si è verificato in quel posto, in quella scala, appartenente a una tromba di appartamenti, circa 10-11 appartamenti, tra cui quelli che sono più interessati sono i soggetti chiaramente più indiziati. Il modo in cui si è verificato l'evento, quindi parliamo ora di 29 coltellate che riterrei che siano tutti post mortem, a orari che coincidono perfettamente con la fine dell'adunanza, quindi qualcuno sapeva che questa adunanza finiva, e altri elementi fattuali che onestamente sono stati ricostruiti, ai quali non mi è stata data ancora una perfetta spiegazione. È chiaro che devo escludere che possa essere un ladro o qualcuno che è entrato in quel garage e ha compiuto ciò. Devo escludere che ci sia stata una tentata violenza sessuale. E devo escludere che il ladro non abbia preso la borsa. Riterrei che ci sia stato anche un'attività di staging, quindi una manipolazione anche del cadavere, perché mi dicono per esempio che i capelli erano completamente pettinati all'indietro, la veste, la sottoveste strappata, denudata. È ovvio che qualcuno che conosceva molto bene la vittima, qualcuno che sapeva quanto tempo avrebbe impiegato per rimettere la macchina nel garage, che sarebbe passata di lì, e quello è l'orario in cui sarebbe ritornata. Certo. Ora domanda, chi avrebbe saputo tutto ciò? Chi avrebbe potuto sapere tutto ciò? Quindi o pensiamo a qualcuno che abita in quel palazzo e ci sta, ma devo escludere a priori che sia qualcuno che abbia tentato una violenza sessuale o qualcuno che abbia tentato di derubare quella donna, e quindi si è trovato il ladro di fronte. La fotografia è stata scattata verso le 22:48, quindi ci sta. Sono cinque fotografie che non hanno un senso. C'è questo richiamo che ho fatto all'Orsi. Mi dici che hai fatto una foto con il cane che vuole giocare mentre tu sei sdraiato, sì. Dovrei pensare che su cinque foto simili, se non uguali, almeno una volta la coda del cane è venuta a vederla. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.